La Roma è veramente molto vicina a chiudere un colpaccio in difesa. Si tratta di Mancini dell'Atalanta. Buongiorno ragazzi, sono Simon Signo Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questo probabile rinforzo difensivo per i giallorossi. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e se volete anche un'iscrizione su Instagram, Simon Signo trattino basso giallorosso. Il difensore mi è sempre piaciuto, non l'ho mai negato, ma la cifra di cui stiamo parlando è veramente alta. La Roma ha fatto una prima offerta all'Atalanta di 22 milioni più 3 di bonus, secca la risposta dei bergamaschi che vogliono per forza 25 più 5 di bonus legati alle prestazioni del giocatore. È vero, stiamo parlando di cifre alte, ma bisogna anche capire un minimo il mercato dei difensori, i cui prezzi dopo gli affari Van Dijk e Laporte sono completamente schizzati e quindi ragazzi sarei anche disposto a spenderli. Ciò che mi preoccuperebbe un minimo è il fatto di avere una difesa titolare composta da Mancini e Fazio. Come minimo vorrei un altro difensore, uno per sostituire Manolas che andrà al Napoli ed uno per fare il titolare accanto appunto al sostituto di Manolas, perché per me Fazio non dà più garanzie in difesa. Il mio sogno sarebbe Alderweireld, che sarà accostato da molti giornali alla Roma, tra cui il Corriere nella giornata di ieri, al contratto di scadenza del 2020 e quindi il Tottenham potrebbe liberarlo anche ad una cifra di favore, però bisognerà vedere ragazzi, sarebbe un sogno, altrimenti mi accontenterei tra virgolette di Bartra che la Roma sta trattando. Il Betis comunque chiede 25 milioni, più o meno la stessa cifra che l'Atalanta chiede per Mancini, e sarei contento. Sicuramente non è Alderweireld, sicuramente non è Manolas, ma è un difensore di tutto rispetto che ha anche esperienza in campo internazionale. C'è solo un piccolo problema a livello tattico per Mancini: lui è abituato a giocare in una difesa a 3, mentre la Roma dovrà giocare in una difesa a 4. Appunto molto molto spregiudicata, e quindi sarà un po' un problema l'adattamento, ma penso che sia l'uomo giusto per, attenzione, non per sostituire Manolas, ma per fare il titolare accanto al sostituto di Manolas, che per me dovrà essere o Bartra o Alderweireld. Niente verissimo, niente giocatori strani, deve essere uno affermato il titolare a fianco a Mancini, sempre se dovessero venire due difensori, perché adesso ragazzi non so veramente cosa aspettarmi. Vi invito a farmi sapere voi cosa pensate dell'affare, se vi piace Mancini, se non vi piace, se vi è piaciuto il video. Vi ricordo che potete lasciare anche un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.